Radiazione. L'appuntamento con l'altra musica. Radiazione su Ciccio Riccio. Radiazioni Energy qui da Ciccio Riccio, Camillo Fasulo in voce. Ultimato lo spazio, il frammento radioattivo dedicato alle radiazioni news, per cui vi abbiamo presentato in buona parte l'evento di quest'estate, l'evento che ci riguarda direttamente da vicino in quanto anche media partner come emittente Ciccio Riccio della stessa manifestazione, lo Yeah Yeah Si Brindisi Pop Fest 2013 con Amerigo Berardi in studio. Questa base strumentale ci indica che siamo direttamente stati catapultati in quel che è il prossimo frammento radioattivo, quello del My Radio Spacebook. Frammento radioattivo entro il quale andiamo solitamente a registrare virtualmente i nomi delle bands, degli artisti che più ci stanno a cuore, le bands, degli artisti emergenti che meritano un più ampio spazio, una più ampia considerazione, e noi dal nostro canto, dal nostro piccolo, cerchiamo con radiazioni di farlo nel migliore dei modi, offrendo un momento di notorietà attraverso la radiofonia per queste bands, questi artisti in cerca di affermazione. Questa sera con noi Mirko Fadda. Nato e cresciuto in Puglia, Mirko, Puglia terra di grandi artisti, ha cominciato a suonare la chitarra all'età di 17 anni. Dopo aver affinato la tecnica che gli ha consentito di suonare i brani degli artisti che lo hanno ispirato, è passato quasi da subito alla creazione di brani propri. La pratica dello strumento diventa quindi una parte fondamentale della sua vita, assieme ai suoi studi universitari in lingue e letterature straniere, che tra l'altro gli hanno anche dato la possibilità di fare da interprete in alcuni seminari di artisti di fama internazionale come Andy Timmons, Guthrie Govan e Billy Sheehan. Successivamente Mirko giunge alla realizzazione di un singolo personale dalle forti caratteristiche prog intitolato Egolution, brano che inizierà a dargli anche alcune significative soddisfazioni. Nel dicembre del 2012 Mirko rilascia il suo secondo singolo, Become, brano maggiormente influenzato da colonne sonore e chitarristicamente più dinamico. Nel giugno del 2013 è la volta del terzo brano dal titolo Light, brani questi che lo porteranno a ricevere ancora maggiori consensi e feedback positivi ed entusiastici su siti e magazine web in Italia e in tutto il mondo. Mirko si dedica dunque alla promozione della sua musica online e dal vivo. È stato anche componente della progressive metal band Meaning Aura ed è parte del progetto tributo alla celeberrima rock band britannica Muse dal nome Museum. È prevista la prossima uscita di un EP di 4 brani per Mirko Fadda, 4 brani che anticiperanno la realizzazione di un intero lavoro da solista. Ma prima di avviare questa nuova amichevole e radioattiva chiacchierata con Mirko Fadda, lasciamo che sia la sua stessa musica a fornirci qualche coordinata più precisa. We'll be right back.
questa era la prima traccia che abbiamo voluto offrirvi riguardo questo artista che definire straordinario forse mi par poco, un chitarrista solista, un virtuoso della sei corde elettrica, Mirko Fadda. Questa era Egolution, primo brano che abbiamo proposto in questo My Radio Spacebook di questa notte. Intanto benvenuto a Radio Azioni, Mirko. Grazie Camillo, ciao a tutti. Allora Mirko, come e quando è nata in te l'idea di impegnarsi in un progetto solista, cosa abbastanza non dico strana ma comunque inusuale per le nostre parti? Abbiamo avuto poco a che fare con musicisti solisti in quest'ambito. Beh, è nata nel momento in cui sentivo il desiderio, la necessità di portare a termine un discorso musicale che potesse farmi uscire, no, in tutti i sensi, dallo studiolo oppure dalla sala prove, quindi qualcosa che potesse portarmi avanti alle persone, oppure avere delle persone che potessero ascoltare qualcosa di finito, perché magari fino ad allora avevo provato a mettere insieme dei discorsi musicali assieme a delle band, cosa che mi è servita parecchio come palestra, no, musicale, compositiva e quant'altro, però soprattutto, come dicevo prima, per riuscire a farmi ascoltare in qualche maniera, per avere un prodotto finito, diciamo. Sarebbe interessante sapere come nasce e come si sviluppa in genere un brano per un musicista dedito a composizioni esclusivamente strumentali. Ce ne vuoi parlare un po'? Certo, diciamo che ci sono diverse maniere, nel senso che a volte può succedere che avendo lo strumento in mano, anche nel momento in cui ci si sta riscaldando, nel momento in cui si sta praticando, ci sta esercitando, venga fuori un'idea. O dalle mani stesse oppure dalla mente, no? E quindi si cerca di trasportarla da quello che abbiamo, quello che ci viene in mente, dal cervello, e tradurlo in note, o meglio sentire un motivetto che ci viene in testa e riuscire a riprodurlo fedelmente attraverso le note, perché magari spesso l'esercizio e la pratica dello strumento servono proprio a cercare di far uscire dalla testa in maniera più fedele possibile e tradurla poi alle mani in maniera più fedele possibile, come dicevo prima, quindi cercare di avere delle idee musicali che rispecchino quello che sentiamo nella mente, insomma. Oppure a volte può succedere quando non si ha lo strumento in mano, quando si sta facendo tutt'altro, per esempio si sta passeggiando, guidando, qualsiasi cosa, correndo, quindi si deve essere abbastanza fortunati o di riuscire a ricordarlo oppure di avere qualcosa vicino per registrare almeno una bozza, qualcosa, e poi ovviamente riportarlo sullo strumento con il solito metodo che dicevo prima, no? Cercare di trovare le esatte idee oppure magari riuscire ad arricchirlo nel momento in cui si ha lo strumento in mano, renderlo più interessante, perché magari si parte da un'idea semplice e quindi poi si cerca di renderlo più carino, più appetibile o più complicato volendo, dipende dal brano che si ha in mente, dalla sezione del brano che si ha in mente, quindi in diverse maniere, diciamo. Se volessi chiederti qualche parola per meglio rappresentare, se possibile, il brano che abbiamo ascoltato in apertura, Egolution, cosa diresti a riguardo? Direi che il titolo stesso suggerisce che è un piccolo gioco di parole, delle parole ego oppure ego, detto alla latina, no? E evoluzione, nel senso che molti di noi magari cercano ogni giorno di migliorarsi, o almeno io, spero anche gli altri, per poter essere dei musicisti migliori innanzitutto, oppure delle persone migliori. Infatti, ed è soprattutto vuole anche essere un connubio con quello che è la musicalità del pezzo, perché è un pezzo molto energetico, piuttosto tirato, però poi al centro, magari nel ritornello, ci sono dei momenti un po' più rilassati o nel finale. Quindi in generale, comunque, sia su questo brano che anche negli altri, cerco di dare nel titolo un po' una descrizione del brano, e quindi in questo senso significa proprio questo, cercare di evolvere come musicista, come persona. E innanzitutto, essendo stato questo il primo che ho registrato da solista, cioè ho dovuto fare un lavoro di miglioramento personale anche nel riuscire a utilizzare i software, i plugin e tutte le tecniche di registrazione che sono necessarie per poter portare alla fine un brano finito, insomma. Quindi tutte queste cose vengono racchiuse un po' nel titolo e spero che traspaia, insomma. Un'evoluzione del proprio ego, praticamente. Sì, esattamente. Egolution. Ascolta Mirko, vivere nel profondo sud, come nel nostro caso, può avere in qualche modo condizionato la maniera che hai di comporre? E se la risposta è sì, in che maniera? Questa è una domanda molto particolare e molto interessante, perché pensandoci, probabilmente ognuno di noi è figlio della propria terra, no? Quindi anche io,
Vivere in una terra come la nostra può significare due cose. È una terra sia molto arida, ma anche una terra molto ricca. Arida nel senso che è facile incanalarsi in un percorso magari lavorativo di vita piuttosto standard, che magari non ci rappresenti fino in fondo, quindi avere magari un lavoro che non ci soddisfa o una carriera di studi che non ci soddisfa, o comunque qualcosa che renda molto impegnativo, poco appetibile quello che ci prefissiamo oppure ci viene prefissato. E forse è proprio il fatto di riuscire di vivere in questo tipo di contesto piuttosto legato all'industria, e quindi molto, come dire, settorializzato, magari ha creato in me la voglia di esplorare cose diverse o cose magari non esplorano tutti, e quindi la musica di un certo tipo, strumentale e quant'altro, anche per creare una sorta di alternativa a questo, no? Però dall'altro lato sono contento della terra in cui vivo, perché ovviamente ha dei lati positivi da offrire, ed è una terra, come dicevo, arida da un certo punto di vista, magari lavorativo, dal punto di vista della realizzazione che è difficile, però ricca dal punto di vista artistico, secondo me, perché ho la fortuna di essere circondato da molti amici musicisti che ti spronano, oppure che semplicemente guardandoli suonare o come si approcciano loro al mondo della musica ti danno degli stimoli per poter fare come loro, addirittura cercare di essere come loro oppure condividere con loro questa esperienza musicale. Quindi sì, sicuramente sì. Benissimo, perdonami la goliardata, ma giusto per parodiare il titolo del prossimo brano, c'era una volta nel sud-est, verrebbe da dire. Sì, praticamente sì. Anziché nel west. Once Upon a Time in the West, la colonna sonora realizzata per una nota pellicola cinematografica. Vuoi parlarci un attimo di questa tua passione, perché ritengo sia una passione che ti ha portato a rielaborare in chiave personale questa colonna sonora in questa maniera, che andremo ad ascoltare tra poco. Certo, per me le colonne sonore sono una forma musicale molto evoluta, cioè parliamo spesso di evoluzione stasera, nel senso che è una proposta musicale molto trascinante, molto motivante. Quando ascolto le colonne sonore mi sembra veramente di guardare un film proprio, no? Quindi un film molto bello, molto energico. E questo brano in particolare mi piace molto perché mi è rimasto sempre impresso sin da quando ero piccolo, guarda, quando non seguivo molto la musica, è già arrivata alle mie orecchie. Quindi il potere della musica a volte trascende, no? Magari la possibilità o la voglia di ascoltare qualcosa, perché arriva comunque alle tue orecchie. E quindi questa è stata la prima canzone che ho voluto scegliere per omaggiare un maestro così importante come Morricone. E almeno ho provato a farlo, insomma. Infatti nei prossimi brani o nei brani già che ho rilasciato, il mio intento sarebbe proprio quello di cercare di unire le sonorità delle colonne sonore con le sonorità chitarristiche, sia da un punto di vista melodico che da un punto di vista più tecnico. E infatti in questo caso ci ho provato anche cercando di rispecchiare molto i temi, nel senso di fare molto fedelmente quello che ha fatto la voce, senza strafare troppo dal punto di vista chitarristico. Ci sono solo delle armonizzazioni qui e lì, insomma. Quindi questo è stato un esercizio di stile, spero gradevole, però è stato questo, insomma. Chissà cosa ne avrà pensato il maestro Ennio Morricone. Non credo l'abbia ascoltato, però non mi dispiacerebbe se lo facesse e magari mi desse una bella critica, perché magari c'è qualcosa che non va, no? Insomma. Io forse, insomma, ci proverei. Ok, magari. Ascoltiamola. Once Upon a Time in the West, lui è Mirko Fadda. Thank you.
Radiazione. L'appuntamento con l'altra musica. Radiazione su Ciccio Riccio. Dosso della mezzanotte, Radiazioni Energy qui da Ciccio Riccio, Camillo Fasulo in voce, di fronte a me Mirko Fadda, chitarrista virtuoso della sei corde elettrica, protagonista del My Radio Spacebook di questa notte. Stiamo amabilmente chiacchierando con Mirko, ascoltando anche del suo materiale audio preparato per l'occasione, materiale che andrà a far parte prossimamente di qualcosa che uscirà come anche sotto forma di supporto fisico, immagino, Mirko. Assolutamente sì, l'intenzione è quella di fare un EP di 4 brani di inediti, ne ho già 3, spero entro l'estate di riuscire a finire la quarta sudata canzone. E quindi sicuramente sì, per poterlo portare sia con me dove mi proporrò e quant'altro, ma anche per poterlo avere sul supporto fisico, perché una cosa è averlo su internet in rete, un'altra cosa è averlo davanti agli occhi, magari poter sfogliare un minimo di copertina, avere dei contatti, leggere qualcosa, insomma. Quindi sì, sicuramente sì. Quindi un 4 tracks EP che preluderà, immagino, poi ad un'uscita più completa, un'uscita lunga, un CD. Sì, assolutamente. Ho le idee abbastanza chiare in merito, nel senso che, se possiamo aprire una parentesi su questa, molto semplicemente credo che oggi come oggi uscire subito relativamente subito con un lavoro intero, un CD intero, un full length, per dirla all'anglosassone, diciamo, sia una cosa un po' prematura, nel senso che adesso come adesso, parlando personalmente, dico, lo ascolterebbero non tantissimissime persone, insomma. E l'importante secondo me è avere qualcosa da far ascoltare in maniera tale da avere un pubblico che possa essere sempre più vasto attraverso internet, attraverso tutti i canali che si possono avere, e poi in un secondo momento arrivare alla tappa del disco intero. Tra l'altro sarebbe più interessante anche coinvolgere dei musicisti magari famosi, perché così si può avere anche più risonanza a livello mediatico e quant'altro. Quindi l'idea di massima sarebbe questa, insomma. Poi non ho fretta per il semplice motivo che nel momento in cui si ha già qualcosa da far ascoltare, uno può già farsi un'idea di te e poi poter arrivare poi al lavoro intero in un secondo momento, quando tutto è pronto, insomma. Certamente. Mi chiedevo come promuove il proprio lavoro al giorno d'oggi un musicista compositore come te, o meglio, come può garantirsi un minimo di visibilità per farsi conoscere da un eventuale fruitore, e chi potrebbe essere questo fruitore tipo a cui è destinato il tuo messaggio in definitiva musicale? Beh, fortunatamente oggi come oggi i canali sono parecchi, soprattutto grazie a internet. Magari 20 anni fa o 30 anni fa era sicuramente più difficile poter far arrivare la propria musica dall'altra parte del mondo. Adesso basta semplicemente una connessione internet o un profilo che sia di Facebook, Twitter o di tutte le altre piattaforme come SoundCloud, Fandalism, per dirne qualcuna. Ce ne sono veramente, ne escono di ogni giorno, e io cerco di stare al passo, ovviamente. Ovviamente le più potenti oggi come oggi sono YouTube, SoundCloud, Facebook, quindi sicuramente attraverso internet. Poi ovviamente ci sono situazioni come questa, la radio, radio web oppure radio fisiche, come dire, come questa, no? Quindi ci sono sicuramente diversi modi. D'altro canto può essere anche più dispersivo, perché ci si può rischiare di perdere quasi in una giungla di una miriade di musicisti che vogliono emergere, che cercano tutti lo stesso canale. Però si può avere la fortuna di essere ascoltati dalle orecchie giuste, che possa essere appunto una radio, possa essere una webzine in particolare, oppure un sito dedicato alla musica strumentale, piuttosto che alla musica in generale, che ti riesce a dare lo spazio di cui tu hai bisogno. Fortunatamente fino adesso, infatti, è sempre stato piuttosto, fra virgolette, semplice, e ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto fino adesso anche dall'altra parte del mondo. È stato molto figo, infatti, poter mandare qualcosa in Brasile o in Giappone o addirittura negli Stati Uniti, essere recensiti, essere eletti chitarristi della settimana, e custodisco gelosamente tutti questi articoli sulle mie pagine, sulle mie cose, perché sono veramente un motivo di orgoglio e anche molto motivanti, sono una grossa spinta. Il fruitore finale potrebbe essere un po' chiunque, nel senso che tra le persone che ho attorno ci sono veramente di tutti i tipi,
nel senso da ragazzo che suona la chitarra, dal ragazzo che suona tra virgolette le prime armi. Non mi piace questa espressione perché non mi sento sopra di loro, nel senso, però magari un ragazzo che suona da poco, oppure anche altri musicisti che non siano chitarristi, di tutte le età, ma anche persone che non sono musiciste. Questa è la cosa più interessante per quanto mi riguarda, perché cerco di fare musica che, anche se strumentale, spero ricca di temi che possano ricorrere in mente anche dopo il primo ascolto. Quindi cerco di essere più fruibile possibile, e quindi l'ascoltatore può essere potenzialmente tutti, però dico detto pure nessuno, no, non è così, però quindi tutti, insomma, tutti possono ascoltare la musica che faccio. Perfetto, in un certo senso all'inizio di questa tua risposta hai anticipato un po', hai richiamato una prossima domanda che voglio anticipare a questo punto, e portela in questo momento. Si parlava di musica e di radio, ovvero, secondo te la fruizione della musica attraverso il mezzo radiofonico è ancora una cosa possibile oggi? Assolutamente sì, nel senso che credo che sia uno strumento piuttosto potente ancora, nel senso che per quanto ci siano delle maniere più semplici di fruire la musica oggi, da un bel po' in realtà esistono ovviamente i CD personali o gli LP personali e quant'altro, c'è sempre una sorta di piccola magia, no? nel discorso radiofonico, nel senso che rende quasi il tutto un po' più speciale, nel senso che parlando anche soggettivamente, magari una canzone, dico, può essere ascoltata anche su YouTube o sul proprio iPod e quant'altro, però condividerla come stiamo facendo adesso, che stiamo ascoltando le mie cose, per dire, con gli altri, rende tutto un po' più speciale, un po' più grande, un po' più figo, in una parola sola. Quindi è molto più è una cosa proprio diversa che non credo verrà mai rimpiazzata, insomma. Poi credo che anche riuscendosi ad integrare con lo strumento di internet ha reso anche il tutto più grande, perché magari una radio che viene potenzialmente ascoltata di come frequenza solo in Italia, attraverso lo streaming può arrivare in tutto il mondo. Quindi assolutamente sì, ben venga, insomma, anzi ad avercene. Davvero. Quindi musica e radio era il tema della risposta che mi hai appena fornito. Parlando invece di musica in rete, qual è la tua idea in proposito? Cioè, si può ancora pensare di fruire della musica secondo vecchi parametri della raccolta di brani su un supporto fisico, o sei dell'opinione che la musica oggi vada comunque consumata frettolosamente oppure distrattamente in formato, per così dire, liquido, come di fatto avviene online o anche attraverso un lettore di file audio compressi, purtroppo? Assolutamente, ci sono due modi di rispondere alla domanda, nel senso, per fortuna c'è questo mezzo, però anche per sfortuna, nel senso che sempre per quanto mi riguarda, oggi come oggi l'importante è essere ascoltati, nel senso, quindi non sono troppo legato, un domani sì magari, non sono troppo legato al fatto di dover per forza vendere quello che faccio per poterlo far ascoltare, però oggi è più facile poter vendere la propria musica con iTunes o quant'altro, essendo iscritti, anche essendo svincolato dalle case discografiche, quindi questo è già un grosso passo in avanti. Quindi mi ricollego al fatto che dicevo prima, non ho fretta nel realizzare subito un disco intero, proprio perché oggi ci sono altri canali di far fruire la musica, e quindi questo può essere un lato positivo di questo discorso del web, di mettere la musica su internet. Dall'altro lato, come accennavi tu, è tutto diventa un po' tutto un po' troppo liquido, un po' fast music, per dire, no? Quindi sarebbe interessante poter utilizzare le cose buone del mezzo di internet, il web, quindi di poter arrivare facilmente, però poi sarebbe molto più interessante riuscire ad avere un supporto fisico, un qualcosa da tenere davanti agli occhi, qualcosa da toccare, un po' come avere un libro, una cosa a leggerlo su un PDF, una cosa a leggerlo sfogliandolo, insomma. E quindi penso che si possa sfruttare, no? Il mezzo di internet e del web, per quanto possa essere a volte carnivoro, come dire. E inoltre si può anche cercare di essere più presenti, perché magari anche se uno riesce a scrivere un buon brano, non è detto che questo brano venga per forza notato se non ci sono degli altri canali che lo fanno fruire. Non c'è solamente YouTube, c'è anche il sito che si recensisce, la radio che dà la possibilità di farti ascoltare, il festival, il live. Quindi ci sono diverse maniere di promuoverti e devi cercare di abbracciarle tutte, di darle tutte nel tuo mazzo di chiavi, diciamo, per poter aprire più porte possibili.
perfetto, mi pare proprio azzeccata l'idea del mazzo di chiavi. Ci fermiamo dopo tutto questo gran parlare necessario, perché ritengo Radiazione sia fondamentalmente uno spazio radiofonico che possa fornire un'alternativa alla comunicazione rapida, veloce, volatile che sì. Si trova in giro tutt'oggi. Invece noi da questa parte ci preoccupiamo più che altro attraverso Ciccioriccio di fornire quanta più informazione possibile riguardo la musica che più ci piace ascoltare e ci piace far ascoltare. È il caso di Mirko Fadda che stiamo proponendo questa sera in quest'ambito all'interno del My Radio Spacebook, frammento radioattivo entro il quale solitamente forniamo un motivo di espressione o comunque un motivo di conoscenza da parte di chi ascolta la radio, non solo la radio ma anche chi ci segue attraverso il web, cosa che è perfettamente fattibile. E quindi niente, mi sono un po' perso nel discorso. Volevo chiederti, visto che la prossima canzone Become se c'era qualche commento a riguardo che volevi fornire per una maggior interpretazione di questa tua proposta musicale. Mi inviti a nozze, diciamo. A me piace cercare di spiegare meglio quello che intendo musicalmente. Il titolo è Become, il paradigma di questo, e qui entra il mio lato linguistico, no? È irregolare di questo verbo in inglese, perché può significare sia diventare che diventato, ed è un po' come per il discorso di evolution, un po' quello che cerchiamo di fare ogni giorno, no? Quello di diventare qualcuno, oppure guardandoci allo specchio guardare quello che siamo diventati nel frattempo, no? E come ha detto un mio amico che è all'ascolto, che saluto, Piero, quando l'ho fatto ascoltare la prima volta, lui mi ha detto: questo brano suona come una storia, e mi è piaciuta molto questa descrizione, perché in effetti, essendoci diversi momenti nel brano, è un po' come quando lui me l'ha detto, è come se inconsciamente mi fossi accorto che è un po' la mia storia, però spero che sia anche, possa riconoscersi anche qualcun altro, nel senso che i momenti più tecnici, i momenti più affollati diciamo musicalmente di note, possono simboleggiare i momenti più difficili, e i momenti più melodici, più rilassati come l'inizio, dove non c'è nemmeno la batteria, insomma, dove ci sono delle chitarre che sembrano quasi dei mandolini, potrebbero simboleggiare l'infanzia, no? E poi magari tutto il resto. Quindi questa è Become, in quello che vuole intendere, insomma.
stasera qui da Radiazioni Energy su Ciccio Riccio vi stiamo proponendo nel My Radio Facebook musica esclusivamente strumentale. Tutte composizioni queste firmate da Mirko Fadda, tranne un'unica composizione che era una rivisitazione della C'era una volta il West, pellicola cinematografica la cui colonna sonora è stata realizzata a suo tempo da Ennio Morricone. Tutti gli altri brani che abbiamo ascoltato e che ascolteremo ancora, ce n'è ancora uno da proporre, sono invece tutti firmati dal nostro Mirko Fadda, chitarrista virtuoso della 6 corde elettrica per la precisione, niente acustica. No, ci sono, in quella che abbiamo appena ascoltato c'è qualcosa di acustico. Sempre sono da sì, teoria, sì, assolutamente, tutto. Così come tutto ciò che ascolterete all'interno di queste composizioni, tutta opera, proprio tutta farina del sacco di Mirko, che oltretutto si preoccupa anche di completare le proprie composizioni anche con le altre parti legate ad altra strumentazione di contorno. Mirko, mi chiedevo, domanda questa che rivolgo ovviamente a tutti i nostri ospiti, se vivere di sola musica in Italia si può, secondo te? Se sia una lampada di Aladino, forse sì, nel senso che forse diventa un po' complicato, però è un'aspirazione che si può anche avere. Forse l'ambito musicale, forse sto dicendo una bestemmia per qualcuno, però non credo che sia un ambito ancora piuttosto meritocratico, nel senso che secondo me se uno vale o se uno ha qualcosa da dire, può ancora trovare degli spazi tali da potersi sostentare attraverso dei live oppure delle lezioni o dei masterclass o quello che può fare, insomma, a seconda del livello a cui è arrivato. Quindi credo di sì, però sicuramente non è la cosa più semplice da fare. Ne sono ampiamente convinto. Invece, se volessi chiederti quali personaggi, quali autori hanno influenzato il tuo percorso artistico, cosa risponderesti? La lista sarebbe piuttosto lunga, però potrei cominciare a dire che sicuramente all'inizio tutti o la maggior parte dei musicisti rock partono ascoltando, grazie a mio fratello Andrea che mi ha passato la prima cassetta ai tempi degli Iron Maiden, no? Poi successivamente tutto il filone del metal, più a proposito colgo l'occasione per dire una cosa che qualcuno starà aspettando: viva il metal, ok? E quindi attraverso la maniera più classica, diciamo, no? La cassetta passata dal fratello, quindi ascoltando rock, metal e quant'altro, per poi passare a generi e sottogeneri del rock, ma anche altri generi. Ascolto un po' di tutto, per la verità, ascolto dalla dubstep addirittura, no? A rock, alle colonne sonore, come dicevo prima. Se dovessi nominarne qualcuno, diciamo 5, direi come chitarristi, direi forse uno su tutti, John Petrucci, però anche senza non nominare chitarristi come Sean Lane, Steve Vai, Gio Satriani, i classici, insomma, anche Kiko Lureiro, l'italiano Marco Sfogli, che sta facendo veramente bene, infatti è diventato il chitarrista da un bel po' in realtà, di James Labrie, il cantante di Dream Theater, diciamo che è un esempio da seguire, no? Ci sono molti chitarristi italiani molto forti, Ciro Manna, anzi saluto il mio amico Davide Ciura che è veramente molto forte, molto valido. Diciamo che ci sono persone che mi ispirano sia da lontano, no? come grandi nomi, ma anche persone vicine, ma se dovessi anche allargare un po' il discorso direi sicuramente Ennio Morricone, Hans Zimmer o i Two Steps from Hell, che scrivono colonne sonore davvero fantastiche. Nel panorama rock e metal diciamo che la lista sarebbe lunga, però tutto ciò che è fatto bene, tutto ciò che è melodico o che è una produzione fatta bene, è non per forza una tecnica esagerata, ma soprattutto una melodia ricorrente, una melodia che funzioni, per me va già bene, insomma. Potrei dire Rammstein, potrei dire qualsiasi cosa. Muse, infatti sono impegnato con i Museum, cerchiamo di omaggiarli. Saluto Bonnie, Dario, Tommaso, Gianni e Cosimo come miei compagni di band. Quindi diciamo, cerco di attingere da più fonti, insomma, senza concentrarmi su un genere prestabilito. Mi sembra cosa buona e giusta. Dai personaggi ai dischi te ne chiedo soltanto tre, a tua libera scelta, tre che ritieni fondamentali per la tua crescita artistica. Allora, sicuramente il primo che ho acquistato con i miei soldi, che è The Number of the Beast degli Iron Maiden, no? È stata una bella scelta, diciamo. Direi Sins from a Memory dei Dream Theater,
o dei dream theater, come direbbero lì più italianofili. Poi un terzo, cambiamo genere. È risulta difficile citarne uno così al volo. Infatti, ci fermiamo a due. Ok. Vabbè, magari il prossimo di Mirko Fadda, che so. No, magari. Non credo di poter essere così presuntuoso. No, però sarebbe bello dirne un altro, insomma. Sicuramente le Zeppelin 1. Mi sembra una. Anche se è lo stesso programma, però, insomma. Una scelta, direi, piuttosto significativa. Oltretutto. Mirko, qualche anticipazione sui tuoi progetti per il futuro intanto? Sarebbe fantastico continuare a fare quello che già sto facendo, innanzitutto, che non è una cosa scontata. Avere la possibilità di fare quello che ti piace fare non è una cosa da sottovalutare, diciamo, da dare per scontata o per garantita. Continuare a ricevere il feedback che ricevo, che è sempre una cosa bella, da amici, conoscenti, dico persone che conosco e persone che non conosco, attraverso internet di persona. E sicuramente, come sto facendo in questi ultimi mesi, riuscire a portarla fuori dalla bolla, fra virgolette, virtuale di internet e portarla nella realtà attraverso festival e contest e situazioni come queste, anche promozione radiofonica e qualsiasi tipo che di cosa che possa essere correlata appunto alla promozione di quello che cerco di fare, perché mi piace pensare che più orecchie ci siano ad ascoltare, magari più interessante, più bello diventa questo viaggio musicale, che non è tanto appagante, non è appagante fino in fondo se non è condiviso con gli altri. Quando una cosa la faccio a casa, quando per i fatti miei, infatti, non vedo l'ora di condividere con gli altri, lì, secondo me, lì riesce ad avere una forma più completa, insomma. Quindi continuare così e sperando di fare sempre meglio e di continuare a ricevere supporto. Invece i ganci per entrare in contatto diretto con il Mirko Fadda, musicista amico su Facebook? Ci sono diversi modi, no? Ovviamente il più classico è quello che richiede un'amicizia su Facebook, perché mi piace scherzare innanzitutto, proprio anche sulle mie stesse cose, sono un tipo molto aperto, disponibile a parlare, a dare dei consigli oppure a scambiare delle opinioni con qualcuno. Quindi c'è il mio profilo, poi c'è la pagina artista, diciamo così, pagina musicista, c'è il mio canale YouTube, c'è SoundCloud, c'è Twitter, Fandalism e quant'altro, insomma ce ne sono veramente tante di piattaforme, però sicuramente la maniera più semplice potrebbe essere quella di Facebook e YouTube, in maniera tale da poter vedere dei video e poter tastare con le orecchie e con gli occhi quello che provo a fare, e ovviamente essendo aggiornati su quello che ho da fare nei prossimi giorni, come per esempio domani sarò al Brainstorming Festival a Celle Sapica, che è un festival davvero molto interessante perché racchiude veramente diversi generi, dal jazz al blues al rock, e io sono lì per il rock, ok? Viva il metal, lo dico la seconda volta. E sarà molto interessante da questo punto di vista perché ci sarà musica dal pomeriggio fino a notte inoltrate, quindi sarà davvero molto figo, usiamo questa parola, okay? Molto interessante davvero. Visto che hai parlato del reperimento dei tuoi brani attraverso YouTube, hai pensato di integrare prossimamente i tuoi brani con dei video più probabilmente detti anziché le solite immagini fisse che compaiono? Assolutamente sui tuoi brani. Sì. A parte che ce ne sono un paio fortunatamente già di esibizioni dal vivo, e questa è già una bella cosa perché è più intrattenitivo, esiste questa parola? Credo di sì, intrattiene di più, diciamo, quindi c'è già questo discorso. E poi per il prossimo brano faccio una piccola anticipazione, dai. Sì. Che si chiamerà Insane, diciamo, non insane nel senso significherebbe malato, nel senso persona pazzo, che ha dei problemi, sì. Pazzo, no? Insane. Invece questa volta è scritto in-sane, cioè l'opposto, in una mente sana, quindi. Anche se il brano appunto è piuttosto pazzo, perché forse è quello più eclettico, quello più esplosivo di tutti, diciamo. Un brano con gli steroidi, diciamo. E quindi cercherò vorrei tanto riuscire a far coincidere il prossimo brano con l'uscita anche di un video, perché sarebbe un salto di intrattenimento e qualitativo migliore, e sarebbe una cosa veramente bella. Quindi sì, ci sono tutte le intenzioni, ovviamente bisogna coniugare il volere con il potere, e vediamo un po' di riuscire a farlo, non è detto che riesca a farlo, insomma.
Perfetto. A questo punto ti chiedo di rivolgere dei saluti, dei ringraziamenti se ne hai da fare, o dei messaggi da rilasciare o da rilanciare a chi ascolta Ciccio Ricci, in particolare a chi segue fedelmente Radiazioni. Assolutamente sì, non credo che possa fare diversamente a ringraziare te che sei di fronte a me in questo momento. È stata veramente un'esperienza formativa, è la prima volta per me in radio e è stato veramente un piacere farlo qui. Mi sono sentito a mio agio, trattato bene, capito e supportato, che è davvero molto figo, e spero ci siano prossime occasioni quando avrò qualcosa di nuovo da far ascoltare. Ma certamente, siamo qua proprio per questo, Mirko. Yeah, ok. E ovviamente ringrazio tutte le persone che stanno ascoltando o che non stanno ascoltando per limiti tecnici, magari perché sono dall'altra parte del mondo, perché ci sono anche queste persone. Saluto anche loro, le persone vicine e lontane, quindi. Però ovviamente ho una piccola lista di persone speciali da salutare, che sono Bonnie, Arianna, Filomena, Dario, Piero, parente, lui sa chi è, Domenico Giovane, Alessia, Marco Cinieri, lo saluto in particolar modo perché ci teneva particolarmente, Cosimo, Ciccio, Antonietta e quant'altro, insomma Gianmarco da Londra, Gianmarco un bacione grandissimo, e tutti gli altri veramente, se non vi ho nominato ovviamente sapete già che siete già nella mia testa, e se siete nella mia testa siete anche nel mio cuore. Ok. Benissimo, un'ultima tua esplicitazione riguardo il prossimo brano, che è anche il conclusivo di questa trasmissione, Light. Sì, Light, come dice il termine stesso, vorrebbe essere un momento di luce, e spero che a livello musicale rispecchi questa intenzione. E la cosa bella è che a quanto pare sono riuscito a dare questa intenzione, perché chi l'ha ascoltato ha detto che riusciva a intravederci una luce, soprattutto nel momento in cui magari esplode il ritornello e quant'altro. Anche questo è piuttosto dinamico, ci sono momenti e momenti, e anche qui ho cercato di mettere dei suoni un po' più diversi, degli scoppi di bassi, si dice in termini, delle casse più particolari, una cassa più elettronica all'inizio. E questo è il brano che mi piace suonare particolarmente, perché all'inizio, verso il 30° secondo, posso lasciare le mani della chitarra e scatenare il battito di mano delle persone. Questa è una cosa molto figa, insomma. Quindi spero che possiate venire a vedermi domani stesso a Ceglie, oppure seguirmi in altra maniera, e io ne sarò grato e mando un bacino a tutti voi. E dico ancora una volta: viva il metal, viva Radiazioni, viva Ciccio Riccio e viva Camillo Fasulo. Okay? Grazie Mirko, grazie davvero con tutto il cuore. Grazie, ci congediamo con il nostro amico Mirko, con voi, ma soltanto il tempo di poter programmare questa Light e poi la sigla finale per fare un po' il riassunto di questa puntata numero 1385 di Radiazioni Energy. Che la luce sia con voi, questa è Light.